spazzare in terra è come dire ti voglio bene alle persone che abitano in queste vie. Potremmo citofonare a tutti i citofoni, ma dicendo ti voglio bene, ma non sarebbe molto apprezzato. E allora facciamo vedere con concretezza che è veramente così e che ognuno di noi è fatto per tirar fuori tutto il bene che ha dentro. Quartiere questo a cui teniamo moltissimo, sono iniziative come quella di oggi che danno il seme della speranza. Barriera di Milano è pieno di vitalità, è pieno di cose positive oltre che di cose che devono essere affrontate, e sono certamente questi gli obiettivi che ci siamo dati e che stiamo portando avanti. Il controllo di legalità e il contrasto alla criminalità è un elemento essenziale, ma certamente la tanta energia di barriera di questi giovani sta a dimostrare che la strada di coniugare queste due dimensioni è la strada giusta per ridare a Barriera il ruolo che merita nella vita di Torino. La cosa fondamentale per un quartiere è che i cittadini si rendano protagonisti del cambiamento del proprio quartiere, quindi per cambiare un quartiere come Barriera servono tante cose, ma anche i comportamenti dei cittadini possono aiutare, facendo bene la raccolta differenziata, non gettando i rifiuti, non abbandonando ingombranti vicino ai bidoni. Ecco, quindi un appello ai cittadini di tutta la città, anche in estate quando magari si fanno le pulizie grosse. Ogni quartiere ha le sue specificità, noi siamo a disposizione di tutti i soggetti che hanno voglia di rendersi protagonisti di progetti di cura della città. In questo quartiere sono stati aumentati i passaggi pomeridiani, in particolare vicino alle ecoisole, ma questo già mesi fa e si è vista la differenza. Però, come sapete, non basta mai, e quindi cercheremo sempre di più di migliorare e di rendere più efficiente il nostro servizio. Un quartiere che ha bisogno di giovani, ha bisogno di iniziative, ha bisogno di recuperare le relazioni umane. Questa iniziativa è un'iniziativa di pulizia, ma è un'iniziativa soprattutto di animazione del quartiere. In questi ultimi mesi noi ci siamo impegnati anche con le forze di polizia, con il concorso dell'esercito, a garantire più sicurezza, ma questo non basta ancora. Occorre recuperare le energie positive che esistono, occorre soprattutto lavorare sulle tante fragilità, penso alle tossicodipendenze, all'abuso di alcol, che diventano dei fenomeni che incidono sulla sicurezza e sulla vivibilità di un quartiere.